Cristiano Romagna al centro, sano di beffa per i Rimini. Oltre ai nemici storici bianconeri, per la seconda volta Manuzzi, Serie D, il Rimini viene bloccato sul pari della formazione di Campedelli, che allestisce una squadra ben messa in campo, capace di creare difficoltà alla corazzata biancorossa, che quasi quasi rifila lo scherzetto se non fosse per il solito Cicarevic, che è entrato a partita in corsa, come usavano fare Mazzaro e Simone nel Milan di Sacchi e Capello, si alza dalla panchina per togliere le cosiddette castagne dal fuoco e accendere nel clima prenatalizio le prime luci di Natale, che portano ai biancorossi un punto prezioso visto l'evolversi del match, anche se di Ribeiro qualche errore arbitrale c'è e si vede. Le immagini ci aiutano ad entrare nel vivo della partita, che fin da subito mette in vetrina il tentativo dell'entrante Simoncelli, che ci prova da destra, ma la conclusione termina alta sulla traversa. Un giro di lancette, dall'altra parte l'ex Cecconi viene anticipato e chiuso in corner al momento della battuta. L'attaccante dimostra di avere il dente avvelenato contro la sua ex squadra. Capabile azione di Allotto e Pasquini sulla sinistra dell'area di rigore cecenata, la difesa del Romagna centro sbroglia in angolo dopo che Allotti viene leggermente toccato in aria, ma l'arbitro dice all'attaccante di Coriano di rialzarsi. Dalla successiva battuta scaturisce solo un tiro altissimo di Righini. Al 17° palla gol per i Rimini, gran taglio di Simoncelli da destra per Buonaventura e colpo di testa in tuffo del centravanti biancorosso sfila a lato sul secondo palo. Bello l'inserimento della rete, peccato che manchi di precisione. Sul momento favorevole dei Rimini, il Romagna al centro prima della mezz'ora però colpisce. La difesa biancorossa si fa trovare scoperta sul proprio lato sinistro, si infila Cortesi che in diagonale batte Scotti. I Rimini prende un gol abbastanza balordo in un momento nel quale stava controllando il gioco, ma Cortesi è il principale artefice di una perla che manda in delirio dirigenza e tifosi della vicina Martorana, mentre Muccioli capisce che il clima si fa caldo, abbandonato il cappotto di inizio match. I Rimini continua ad accusare il colpo, altra ingenuità difensiva, ma il tiro di Anchisi vola alto sopra la traversa di Scotti. Al 31° viene ammonito Righini per proteste, su una punizione probabilmente invertita dal direttore di gara. Sulla successiva battuta il colpo di testa di Cecconi è alto sopra la traversa. In un momento vario di emozioni viene ammonito Allotti per questa simulazione. Anche qui lasciamo parlare il replay. Ammonizione che sarà fondamentale soprattutto per i minuti finali del match. Al 43° la seconda migliore occasione per gli ospiti. Punizione di Righini dal vertice a sinistra dell'area. L'ottimo Sarini devia in corner. Al 45° probabile rigore negato a Rimini per atterramento di Buonaventura da parte del portiere Sarini. Le proteste del centravanti vengono punite con il cartellino giallo, ma il tocco sembra esserci, ma lasciamo parlare il replay. Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero, scaramucce tra le due squadre all'uscita del campo prima del sottopassaggio che porta agli spogliatoi. Protagonisti, l'allenatore del Romagna Centro, Campedelli, e il portiere dei Rimini, Scotti. In sala stampa proviamo a stuzzicare proprio Campedelli, che risponde in questa maniera. No, niente di particolare, campo, eravamo carichi tutte e due, ma niente di particolare, anzi. Dalle cose di spogliatoio passiamo alle cose formali. In avvio di ripresa subito cambio per i Rimini, S. Pasquini entra Variola, ma le emozioni a dire il vero latitano. Da un angolo di Righini scaturisce il primo tiro in porta da parte dei biancorossi, centrale e senza problemi per Sarini. 26° palla gol per i Rimini, assist di Cicarevic per Buonaventura che si gira sul sinistro da centroarea ma alza la mira, non è giornata. Un minuto dopo azione dei Viti sulla sinistra, palla all'occorrente Cicarevic che dal limite dell'area strozza la conclusione sul fondo. Al 34° pareggio per i Rimini, Cicarevic va a prendersi palla sulla tre quarti dopo uno scambio con Allotti, entra in area da sinistra e batte Sarini con un diagonale velenoso di destro sul secondo palo. Per Sasà un gioco da ragazzi, anche se lui ricorda che i gol in stagione sono numero 6. Il Romagna centro non ci sta, azione manovrata, cross alla destra, colpo di testa di Cortesi che da due passi Scotti alza sopra la traversa. Dall'altra parte si accende il match proprio nel finale. Al 37° un'uscita avventurosa di Sarini al limite dell'area mette il pallone sui piedi di Cicarevic che prova il pallonetto dalla distanza, ma il portiere del Romagna centro recupera in tempo la posizione e riesce a salvarsi. Al 43° viene ammonito Allotti su segnalazione dei guardalini Masini e il secondo giallo e Allotti viene dunque espulso. Rimini in 10 negli ultimi istanti di gara e qui Muccioli qualcosa da dire ce l'ha in difesa del proprio giocatore. Mi scoccia e mi dispiace per l'espulsione di Allotti, perché comunque la prima sicuramente non era simulazione, era un contatto di gioco, non era fallo, ma non era neanche stato cercato da Allotti. Il secondo era proprio sotto la mia panchina. Non l'ha proprio sfiorato, quindi fischi il fallo, ma la munizione proprio era eccessiva. Il Romagna centro ci crede, va vicinissimo al bersaglio in mischia sul cross della bandierina, altro angolo per i padroni di casa, Muratti dalla resistenza biancorossa, ma al 95° sta per entrare in gioco la cosiddetta regola del calcio, gol mangiato, gol subito, tiro di Buonaventura leggermente sporcato sul quale Sarini è superlativo, parata che vale come una vittoria, 1-1, un punto prezioso per ambedue le formazioni visto che entrambe alla fine hanno rischiato di perdere la gara.
quel che rimane. È comunque una giornata da incorniciare per il supporto sui biancorossi, ringraziati dai propri beniamini per il sostegno ricevuto in tutti e 90 i minuti.